Non mancano le motivazioni allo Zini fra Cremonese e Salernitana. Pecchia ritrova Valeri e Zortea in difesa e si aspetta una reazione dopo il passo falso col Vicenza. Voglia di vittoria dopo 2-0-0 per Castori, che lascia in panchina Tutino e parte con Gondo e Djuric. Ed è proprio il bosniaco dopo 14 minuti a portare in vantaggio i campani. Dalla sinistra la pennellata di Jarocinski per la testa del numero 11, che non segnava da dicembre, e si prende il gol dell'ex per l'1-0 della Salernitana, che parte col piede subito il raddoppio con Kupic, poi di nuovo Djuric in prima linea. Esce bene Carnesecchi, mentre cresce la Cremonese, che dalla mezz'ora si fa più pericolosa. Al 32esimo da terra Ravanelli cerca Ciofani, lo ferma in scivolata Jarocinski, quindi l'idea di Zortea che Castagnetti potrebbe sfruttare, anticipato però dallo stesso compagno Ciofani. È una finale di sacrificio per la Salernitana, che si affida alla difesa e ai guizzi di Djuric. Protagonista per la Cremo ci provano prima Ciofani, poi Balzania. E allora Pecchia cerca la svolta con i cambi. Dentro Nardi e Colombo, cross dalla sinistra di Nardi per l'attaccante arrivato dal Milan, 4 minuti ed è Zortea a cercare Colombo, suo il tocco verso la porta, manca di poco l'1-1. Girandola di cambi anche per Castori, fuori Djuric e Gondo, dentro Kristoffersen e Anderson, che all'83esimo cerca l'Eurogol prima dell'ultima vera occasione d'ossi, con una situazione in classifica che resta preoccupante. 3 punti preziosi per una Salernitana che vuole restare in alto e che, aspettando l'Empoli, ora è a 3 punti.